Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete probabilmente letto dal titolo qua sopra o qua sotto, oggi sono qua per un unboxing. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e di seguirmi anche su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate il link qua sotto in descrizione. Ma detto questo, cominciamo. I pacchi sono due, non c'entrano niente l'uno con l'altro e direi di cominciare da quello più grande. Questo pacco io so perfettamente cosa contiene e sono due libri da Sofia Mazzanti. Sofia Mazzanti è un'autrice italiana di fantasy che per i suoi libri fa le box. L'aveva fatta anche per Natale, io non l'avevo presa per Natale, l'ho presa un po' più di recente dopo aver letto e amato sia il primo che il secondo volume della sua saga. Allora gli ho chiesto se le facesse ancora e mi ha risposto di sì e quindi ho ordinato la box con il secondo libro e la novella. Sofia nelle box oltre ai libri, se uno vuole, aggiunge anche i segnalibri, i post-it e le illustrazioni. Io non li ho presi, ho preso semplicemente i libri. Andiamolo ad aprire. Fogliettino. Grazie per aver dato una possibilità ai miei romanzi e per avermi supportata. Buona lettura, Sofia Mazzanti. Per rimanere aggiornato sulle saghe dell'Ammazzafae, seguimi sui principali canali social e se ti va lascia una recensione su Amazon e Goodreads. E poi c'è il QR code. Apriamo. Bellissimo. Direi di cominciare da questo qua. Vi faccio vedere il packaging perché è bellissimo. E qua c'è il timbro di ceralacca. Cominciamo dal segnalibro. Sofia Mazzanti, terra di incubi e ossa, dietro c'è un personaggio ed è Asso. Non so se siano tutti uguali, però ho trovato Asso, che ci sta. È un grandissimo personaggio del secondo volume. Questo è un lato e questo è l'altro. Mi dispiace quasi aprirlo. Forbici. Terra di incubi e ossa, l'ascia dell'Ammazzafae 2 di Sofia Mazzanti. Copertina, costina e retro. Dedica. A Matilde, grazie di cuore per esserti immersa in questa avventura, Sofia. Perché la cosa bella di ordinare i libri dall'autrice è che poi ti arrivano autografati. Io questo l'ho già letto, dovrò trasferire su questa edizione cartacea tutti i vari segnalibri, sottolineature, post-it, eccetera, che ho sulla versione digitale. Secondo pacchettino. Cominciamo dal segnalibro. Direi che sono i protagonisti della novella e dietro è bianco. Stirpe di Oro e Ferro, Sofia Mazzanti, l'ascesa dell'Ammazzafae, novella prequel. Leggermente piegato, però va bene. Copertina, costina e retro. Dedica. A Matilde, spero che Eneid e Ranan ti facciano emozionare, Sofia. Ma ci sono... Ma che bello! Ci sono le illustrazioni grandi a tutta pagina, gli inizi di capitolo particolari, decorati... Che bello! Ci sono delle pagine interamente nere, poi ci sono degli inizi pagina così, e poi ci sono delle illustrazioni a tutta pagina, tipo questa. Sono contentissima di averlo finalmente tra le mie mani e sono super contenta di aver preso la box. Per farvi capire, mi sono arrivati autografati con questo packaging bellissimo e io li ho pagati praticamente uguale a quanto li pagherei su Amazon. Se non ricordo male, 50 centesimi di differenza l'uno. Quindi, personalmente, preferisco prenderli dall'autrice, appunto, se li fa. Ero tentata di prendere anche i post-it perché sono abbinati alle copertine, ma riguardando ho scoperto che in realtà ne ho di abbinati e quindi ho preferito di no. Per quanto riguarda le illustrazioni, io non sono una fan delle illustrazioni. Se mai Sofia farà invece le page overlay, quelle le compro subito perché io quelle le adoro. Come vedete ho qua in libreria Figlia di Sangue e Rovina, quindi andrò ad aggiungere i libri accanto. Per quanto riguarda i libri di Sofia Mazzanti, trovate già sul canale la recensione del primo volume, che vi lascio qua sopra nelle schede, e nel wrap-up di gennaio vi parlo del secondo, mentre il prequel è in TBR di febbraio. Ho trasferito i post-it e questa è la situazione. Altro pacchettino è questo qua, che di nuovo so già cosa contiene. Qualche tempo fa ho fatto l'unboxing della Fly or Die di Lunari, la box dedicata a Fortwing di Rebecca Yarros. Vi lascio l'unboxing qua sopra nelle schede.
Come vi dicevo in quel video, avevano detto che mancava un gadget che sarebbe stato spedito poi separatamente. Io non ho preso la nuova box, che è quella di Belladonna, e quindi il gadget mi è stato spedito separatamente. Sono abbastanza sicura che questo sia il timbro appunto dedicato a Fortwing, quindi so che cos'è, però non ho ancora visto, diciamo, la grafica. Andiamolo ad aprire. Imballato nel pluriball. Ed eccolo qua. Allora, è davvero enorme, cioè è proprio un timbrino gigante. Ve lo faccio vedere. L'avanti, e questo è il timbro vero e proprio. Il logo è quello di Base Gareth, l'accademia militare in cui ci troviamo, senza direi particolari aggiunte. Carino, carino, ma non mi fa impazzire. Poi molto tematico, non so, magari un drago e basta era più utilizzabile. Tra l'altro i draghetti qua sopra sono minuscoli e vorrei vedere stampato proprio come timbro cosa viene fuori, perché sono davvero piccolissimi in confronto a tutto il resto. Praticamente Lunari, in una delle sue box, se non ricordo male, quella di settembre, dedicata al libro di Felicia Kingsley, aveva messo un passaporto, ovvero il passaporto del lettore, che ora si trova anche sul loro shop, e da quella box lì, in tutte le loro box, ci sarà appunto un timbro che sarà ispirato, legato al tema della box e all'ambientazione in cui siamo, per appunto timbrare ogni pagina. A me come idea non piace, come gadget tanto meno. In questo caso, essendo così specifico, lo trovo anche difficilmente utilizzabile, cioè uno ci fa il timbro sul supporto del lettore e basta. È proprio difficile da usare per fare altro, cioè fosse stato un drago si poteva usare, che so, per timbrare cose come i timbrini normali dei bambini, ma così specifico si fa davvero fatica. Però ecco, questo è l'ultimo gadget che mancava all'interno della box. Non mi piace, non mi rende particolarmente contenta, non mi convince. Bene, questo unboxing si conclude qua, lasciate un pollice in su se il video vi è piaciuto, iscrivetevi, attivate la campanella delle notifiche per non perdervi nessunissimo nuovo video e vi ricordo anche di seguirmi su tutti i miei social, Instagram, TikTok e Goodreads, trovate il link qua sotto in descrizione. Per questo video è tutto e noi ci vediamo nel prossimo, ciao!